Mamma ragazzi, quante emozioni nel vedere questa intro. Oggi signori, viaggiamo nei ricordi. Ben ritrovati e benvenuti amici appassionati di calcio in questo nuovo video. Poco fa avete visto la intro di Football Manager 2013, indietro di più di 10 anni, indietro dall'ultima Premier League vinta dal Manchester United, il Manchester di Sir Alex Ferguson. Come sempre, se siete qui per la prima volta, mi piacciono i contenuti che porto, iscrivetevi al canale. E soprattutto, se siete interessati a tutto quello che porto nei miei vari social o in live su Twitch, link come sempre in descrizione. Abbiamo citato il più grande, probabilmente allenatore di tutti i tempi, Sir Alex Ferguson. Sono passati ormai 10 anni dal suo addio dal mondo del calcio, un addio lasciato con una Premier League vinta con 89 punti, la sua ultima partita, West Bromwich Albion, Manchester United 5-5, risultato anch'esso storico, particolare, 10 gol in una sola partita. Pensate, un giocatore fece una tripletta, ma non un giocatore del Manchester United, un giocatore che poi qualche anno dopo sarebbe diventato uno dei punti di riferimento del reparto offensivo dei Red Devils. E sì, stiamo proprio parlando di Romelu Lukaku. Ma a parte questo piccolo aneddoto, oggi il protagonista deve essere lui, Sir Alex Ferguson. Ora, l'idea di questo video è molto particolare. So che non è il caso di dire questa cosa, di farla vedere, è un po' un fuori onda, ragazzi. Ma ero a casa dei miei e volevo recuperarmi un po' di libri di vari allenatori, in particolar modo quello di Mazzarri, perché da poco è diventato allenatore del Napoli e ho detto: ma fammi rivedere un po' quel libro Sentenza, perché questo libro, ragazzi, appena l'hanno pubblicato ai tempi di quando allenava l'Inter, da lì in poi l'Inter non aveva poi più vinto una partita e Mazzarri fu esonerato qualche mese dopo. Ma nell'andare così a riprendere, a ripescare il libro di Mazzarri, ho ritrovato con piacere il libro di Ferguson. Ragazzi, consigliatissimo, naturalmente, insomma, non voglio fare paragoni con la carriera di Sir Alex e quella di Mazzarri, ma in questo libro veramente tante cose interessanti di quella che è stata la storia di questo allenatore, non solo da allenatore del Manchester United, ma anche poi tutto il suo percorso da allenatore dell'Aberdeen, da calciatore, insomma, tante tante cose davvero interessanti sulla vita di questo grande uomo, non solo, ripeto, a livello calcistico. E quindi ho pensato, visto che i Red Devils, dopo Sir Alex, non hanno vinto praticamente nulla, comunque dopo più di 10 anni ancora orfani di Sir Alex Ferguson, ma perché non ripescare Sir Alex da Football Manager 2013 e spostarlo su Football Manager 2024 da allenatore del Manchester United? Ragazzi, ma quanto mi fa strano stare in questa schermata. Mamma mia, mamma mia. La skin dark di Football Manager 2013, perché quella classica veramente ti spaccava letteralmente gli occhi, cioè perdevi una marea di diottrie. Siamo qui, Alex Ferguson, da poco compiuti 70 anni, chiaramente torniamo indietro di più di 10 anni fa. Questa la scheda che vogliamo prendere e spostare su Football Manager 2024. Vi faccio però uno spoiler, ragazzi, non c'è bisogno di spostare niente, perché in realtà Sir Alex Ferguson è ancora presente all'interno del database di Football Manager, non figura come allenatore, ma esattamente come nella realtà è dirigente onorario del Manchester United. Quindi, editor pregame, si cerca Sir Alex Ferguson, gli si cambia il ruolo e lo facciamo diventare nuovo allenatore dei Red Devils. La cosa interessante è che probabilmente abbiamo a che fare con proprio la stessa identica scheda che avevamo su Football Manager 2013. Se non identica, è davvero molto simile. Un Alex Ferguson a pochi mesi dagli 82 anni, un Alex Ferguson che non dimentica assolutamente come si fa l'allenatore. Il suo stile tattico, il giocare sulle fasce, l'ultimo modulo utilizzato perché nella stagione 12-13 il Manchester United giocava con il 4-2-3-1, e poi le sue preferenze, quello che fa, l'assumere molti giocatori giovani, prendere giocatori under 24 per la prima squadra, scegliere un portiere di riserva, giocare di rimessa, usare i sostituti e cosa non fa assolutamente tenere la linea difensiva alta. 81, ma non sono gli anni di Alex Ferguson, o meglio, non solo quelli, 81 i punti che ha ottenuto il Manchester United con, se non ricordo male, José Mourinho alla guida dei Red Devils, il miglior punteggio post Alex Ferguson. Ricordiamo che la Premier League vinta nella stagione 12-13 aveva portato al Manchester United 89 punti. Da lì in poi, fino ad oggi, il Manchester United il massimo che è riuscito ad ottenere sono per l'appunto gli 81 punti di Mourinho. Vedremo quindi se il Manchester United riuscirà a superare il punteggio di Mourinho,
avvicinarsi o superare il punteggio ottenuto dall'ultimo periodo di Alex Ferguson da allenatore dei Red Devils, ma vedremo soprattutto se questa squadra a fine stagione riuscirà a vincere qualcosa. Un mini ripasso sulle competizioni nelle quali prenderà parte il Manchester United: naturalmente la Premier League e le due coppe nazionali, FA Cup e Carabao Cup. Ma non solamente questo, perché la squadra prenderà parte anche alla UEFA Champions League, direttamente ai gironi. Ho voluto dare una certa libertà a Sir Alex anche per quanto riguarda il calciomercato, ma la situazione finanziaria dei Red Devils non è messa benissimo e dopo aver speso quasi 200 milioni e averne incassate neanche 60, alla fine lo United si è mosso solamente in uscita. Ed in realtà l'hanno fatto senza guadagnare nulla, perché si sono mossi solamente con dei prestiti. Quella che vediamo è la formazione tipo del Manchester United, quello che vediamo è la prima partita di Premier League nella stagione 23-24 in casa dello Sheffield United. Sir Alex Ferguson e Red Devils ottengono una importante vittoria per 2-0 con questa formazione, con questo 11, con il suo 4-2-3-1, modulo che in realtà va decisamente molto bene al Manchester United, dal momento che anche nella realtà gioca con questa formazione e con questo disegno. A metà campionato il Manchester United è a meno 7 dal Manchester City e Liverpool, che occupano la prima e seconda posizione in Premier. Particolare il percorso del Manchester United in questa stagione, perché notiamo diverse sconfitte molto pesanti, molto sorprendenti, alcune di queste addirittura in casa, dove il fattore campo di solito può dare una mano ai Red Devils, per poi ritrovarsi un mese di dicembre dove nel periodo di massima, diciamo, intensità, concentrazione, dove hai tante competizioni da dover giocare, basti pensare alla Carabao Cup, alla Champions League e anche appunto alla Premier, inoltre gioca il Boxing Day, gioca il 29, ti ritrovi per giocare anche il primo di gennaio. Il Manchester United però in quel mese, in quel periodo, non ha praticamente mai perso. In realtà segue un'altra imbattibilità, quella di novembre, dove il Manchester United in quel mese, in Premier League perlomeno, pareggia una partita e ne vince due. Il percorso però nella Carabao Cup si interrompe prematuramente, perché al quarto turno i Red Devils vengono eliminati dall'Everton per 2-1. Dominante il Manchester United nel gruppo C di UEFA Champions League, in un girone decisamente facile, ma non scontata la prima posizione in classifica, perché di mezzo si è dovuto ritrovare e confrontare con il Barcellona. Nel doppio confronto lo United in casa batte il Barcellona di Xavi per 2-1, a ritorno però decisiva l'espulsione di Bruno Fernandes al minuto 6, il Barcellona trionfa per 2-0. Lo United, come ha spesso dimostrato anche nella realtà, segna con diversi elementi, sia sulla tre quarti e non, perché è anche una squadra abbastanza brava nel saper sfruttare poi le palle inattive. Il capocannoniere e il miglior giocatore, non poteva che essere Marcus Rashford, segue il giovane arrivato Rasmus Højlund a quota 9 gol e un assist, con decisamente meno partite giocate. I bocciati però di questa stagione sono diversi, citiamo Malasia, citiamo Van de Beek e non possiamo non citare McTominay. Viene sì utilizzato soprattutto dalla panchina, ma per l'appunto è un elemento che gioca solamente a partite in corso. E a proposito dei bocciati citati poco fa, beh, sia Van de Beek che Malasia lasciano lo United nella sessione invernale di calciomercato. In Champions League agli ottavi contro il Lipsia, male, malissimo la partita d'andata, lo United perde per 3-1. Al ritorno quasi nessuna reazione, perché passare in vantaggio il Lipsia con Poulsen e poi arriva il pareggio inutile dal dischetto di Anthony Martial. In campionato nulla da fare, a trionfare ancora una volta i rivali del Manchester City di Guardiola. Un percorso netto, quasi perfetto da parte dei Citizen, ma decisamente e nettamente positiva la stagione del Manchester United rispetto alle stagioni precedenti e le stagioni, diciamo, successive post Alex Ferguson. Perché dico questo? Perché prima nella intro abbiamo parlato dei famosi 80 punti di Mourinho, 80 punti che sono il miglior punteggio dopo gli anni di Sir Alex Ferguson, ma col ritorno dell'allenatore scozzese lo United si supera, perché di punti ne fa addirittura 84. Mannaggia quell'inizio, Sir Alex, davvero, perché quelle 5 sconfitte ad inizio stagione sono state determinanti. Poi, dopo la reazione, poi a Manchester United che da lì in poi perderà solamente una partita nuovamente contro l'Aston Villa. Una Aston Villa davvero che ha messo in crisi Red Devils nel corso di questa stagione. Solamente però una sconfitta e poi vittorie tante e alcuni pareggi. Peccato veramente per quel brutto inizio. Rimane una competizione, la FA Cup. Il Manchester United prende parte a questo torneo a partire dal terzo turno e supera per 2-0 il Wigan. Al quarto turno si alza l'asticella di difficoltà, si affronta il Tottenham, ma per i Red Devils è ancora vittoria, trionfo per 2-1. Quinto turno contro il Bristol, 4-0 Red Devils. Quarti di finale, a deciderla i rigori.
perché lo United si ferma contro l'Arsenal, un pareggio 2-2, ma dal dischetto sono i Red Devils i più forti, si va in semifinale. Doveva aspettarci il Fulham, ma grazie a un doppio Bruno Fernandes, lo United prenota un biglietto per Wembley perché si va in finale contro chi? Contro il City di Guardiola. E noi signori, questa finale ce la vogliamo guardare. Una finale particolare, un derby. Un grande classico e una sfida davvero affascinante. Guardiola contro Sir Alex Ferguson. I due in Premier League non hanno mai avuto modo di incrociarsi perché all'epoca, se non ricordo male, Guardiola era allenatore del Bayern Monaco. Guardiola che chissà, in futuro potrebbe addirittura superare Sir Alex Ferguson, ma adesso, signori, è sfida vera. È Manchester United contro Manchester City a giocarsi la FA Cup. Corner per i Red Devils con Luke Shaw, palla sul primo palo, salta Anthony a vuoto, poi ancora Luke Shaw, palla dentro, attenzione Ederson, sta per farsi sorprendere. Ed ecco Varane, Amrabat, attenzione qui poi la pressione da parte del City, attenzione a questa uscita palla al piede da parte dei Red Devils, che rischiano, perdono palla, allora quindi Bernardo Silva prova a dare una mano Rashford. Bernardo Silva, c'è Rashford su di lui, l'appoggio per Walker, esattamente per Ruben Dias, De Bruyne, il destro deviato da Casemiro, poi il pallone in mezzo, Haaland di testa, lo ferma il palo, l'affondo, il cross per Rashford, attenzione adesso alla partenza Citizen con Phil Foden, in aiuto Haaland, che adesso può volare, può avanzare sulla fascia, vada Bernardo Silva, attenzione lì sul secondo palo perché è totalmente scoperto Foden, Haaland il destro e Onana si fa sorprendere. City in vantaggio, approfittano nel migliore dei modi di questo contropiede. Il lavoro della pal del pallone poi sulla fascia destra. L'azione parte da Haaland e finisce con il gol di Haaland. 1-0. Conduce il match sia per risultato che per gestione. Attenzione Foden. Ancora loro. La palla dietro per Walker. Ancora Foden. Il passaggio poi per Ruben Dias. Ecco Guardiol. A gestire bene la situazione, a servire Ederson, ma in tutto questo lo United può alzarsi un po'. Allora, Ake, De Bruyne, tiene palla e poi fa correre Grealish sul lato di sinistra. Haaland ci prova col sinistro. Onana questa volta dice di no. Tanto anche uno sguardo ai ruoli utilizzati da Sir Alex, Casemiro incontrista, Amrabat centrocampista difensivo, un difensore senza fronzoli, Varane, terzino fluidificante, esterno completo, difensore che imposta, attaccante esterno all'invertita, centrocampista offensivo e poi attaccante che pressa. Rappresentato dall'ex Atalanta Rasmus Højlund. Anthony, calcio di punizione direttamente in porta, niente da fare. A parte l'occasione di Luke Shaw ad inizio gara, non ci sono state situazioni pericolose per la difesa City. Passa al 4-4-2, attenzione! Un ritorno alle origini per Sir Alex in questi minuti finali, un omaggio anche al suo vecchio e vincente Manchester United, quello di Scholes, Giggs, Beckham, Anthony, Casemiro, i nomi sono decisamente cambiati. Van Bissaka, e non solo i nomi, ma anche poi le caratteristiche e la forza. Rashford, il destro! Lo United la pareggia! All'ultimo praticamente, con Marcus Rashford, con il migliore di questa stagione. Con uno di quei ragazzi che poteva tranquillamente prendere parte poi al glorioso Manchester United di Sir Alex. L'assist di Bruno e poi finalizza Rashford. Che spettacolo ragazzi, che spettacolo, si va ai tempi supplementari. Incredibile, incredibile, incredibile. Il genio di Sir Alex che negli ultimi minuti tenta tutto per tutto. Con un sistema diverso, con un modulo diverso e con un United decisamente più bello da vedere e anche più concreto. Ormai manca poco. Forse i rigori. 8 minuti al termine. Adesso anche un certo equilibrio dal punto di vista delle statistiche. Per gran parte del match ha, diciamo, decisamente meritato di più il City. Poi, in questi 120 minuti, alla fine, analizzando un po' tutto, diciamo, giusto il pareggio. Ma attenzione, squadre stanche. Adesso un'azione con il City che tiene il pallone. Walker. Bruno non ci va troppo deciso. E allora Bernardo Silva prova ad avanzare Bernardo. Attenzione qui a Matheus Nunes che calcia. 3 minuti, vedremo se ci sarà recupero. È entrato Mount, può essere anche una mossa per i calci di rigore, anche se è rimasto Fernandes, lui rigorista. Addirittura Fernandes messo come attaccante giusto solo per tenerlo perché è comunque uno che dagli 11 metri raramente sbaglia. Siamo al 122esimo, la palla dentro, la palla che... Attenzione, l'arbitro ferma tutto, che succede? Attenzione, attenzione, colpo di scena! C'è una revisione al VAR,
per un possibile tocco di mano, calcio di rigore, Manchester United. Allora ragazzi, incredibile. Potrebbe non esserci spazio quindi per i rigori, ma spazio per questo calcio di rigore! Incredibile, Bruno Fernandes. Incredibile, si andrà ai calci di rigore. Ma ho appena sentenziato su Bruno dicendo che raramente sbaglia. Beh, ha sbagliato. E come ci arriva il Manchester United adesso a questi rigori? Come ci arriva? Ci arriva malissimo. Bruno però ha due palle enormi e lo calcia ancora e sbaglia ancora. Pazzesco, incredibile. La disperazione di Bruno Fernandes, quello che stiamo vedendo. Olando Onana, attenzione però, Onana tiene vivo il Manchester United. Adesso Rashford, colui che ha permesso poi tutto questo. Rashford, glaciale, non sbaglia. KDB, Kevin De Bruyne, un altro che non sbaglia praticamente mai, ma Onana ragazzi, attenzione. Ecco Mount, l'ex Chelsea, è entrato forse proprio per battere i rigori. Mount non sbaglia, 2-0 Manchester United. Riccardo Horta, si muove Onana, si muove ma poi alla fine rimane fermo. Pronto, sicuro, contro Ederson, Garnacho anche lui non sbaglia. Julian Alvarez, Onana da una parte, il pallone dall'altra. Adesso il match point per permettere a Sir Alex di lasciare nuovamente il Manchester United con un risultato importantissimo. Col trionfo nella competizione più antica, l'FA Cup. Tutta questa responsabilità ce l'ha Anthony, che non sbaglia! Il trionfo di Sir Alex e finisce nel migliore dei modi questo experiment qui su Football Manager 24. Un tuffo nel passato, un tuffo nei ricordi, ma ci siamo lasciati con Sir Alex che alza al cielo la Premier League. Ci ritroviamo con un altro trofeo molto importante per il Manchester United, che non vinceva da tempo ed è pronto alla festa, ed è pronto questo omaggio a uno dei più grandi allenatori e personaggi e figure della storia del calcio. Tra poco ragazzi analizziamo le statistiche dei migliori e ci lasciamo con queste belle immagini con il Manchester United che vince l'FA Cup stagione 23-24. Sarebbe stato bello lasciarsi così con le immagini festanti dei ragazzi dei Red Devils, ma ci lasciamo con queste statistiche, con i 22 gol di Rashford, con i 20 gol di Haaland, con i 14 Bruno Fernandes e i 13 di un giocatore tanto criticato ma letteralmente rinato con Alex Ferguson allenatore. Stiamo parlando di Anthony, perché va in doppia cifra sia come numero di gol che anche come numero di assist. Quindi con queste statistiche, con queste belle statistiche, bei numeri, è tutto. Vi do appuntamento ad un prossimo video sempre con il Manchester United protagonista, perché in live su Twitch abbiamo da poco concluso la rebuild Red Devils. Nella realtà alternativa, stessa rebuild, stesso metodo utilizzato poi con un'altra rebuild che trovate all'interno di questo canale, ovvero quella con la Roma. Se volete spoiler andate su Twitch, se volete aspettare uscirà poi nei prossimi giorni il video qui su YouTube. Ci si vede alla prossima, ciao a tutti ragazzi!